Buonasera a tutti, benvenuti. Lo shampoo puro o diluito? Ho voluto fare questa diretta perché ogni tanto salta fuori questo argomento, ma lo shampoo io lo diluisco perché se no è aggressivo, perché se no non è aggressivo. Lo uso frequentemente e allora lo allungo. Voglio risparmiare perché lo shampoo che uso costa soldi, costa tanti soldi, allora lo allungo con l'acqua, lo metto nell'acqua. Stasera parliamo proprio di questo argomento e sarà una serata interessante. Mi presento per tutte quelle amiche e quegli amici che ancora non mi conoscono. Io sono Paolo e 30 anni fa circa, insieme alla mia socia Rosa, abbiamo fondato la Revolution. La Revolution è un negozio di parrucchieri, che nasce un negozio di parrucchieri chiaramente, però un po' differente perché ci siamo concentrati sul dare risultati a tutto quello che noi facciamo, dare risultati concreti. Per fare questo abbiamo capito che se si desiderano avere i capelli belli, che stanno a posto da soli, che noi definiamo i capelli wow, sono indispensabili 5 step. Primo, una consulenza per conoscere le tue esigenze e le esigenze del tuo capello. Secondo, una cute che produca un capello sano, perché se il capello non è sano non si va da nessuna parte. Terzo, un capello sano, non rovinato da trattamenti chimici precedenti o utilizzo di piastre, fone e quant'altro. Quarto, un taglio eseguito rigorosamente con forbice a lama piena e non con svoltitrici o sfilzini che danneggiano il tuo capello. Quinto, il colore che non deve mai essere casuale, ma deve sempre, sempre, sempre fare un complimento al taglio e alla persona. Deve essere una completezza. Oggi analizziamo un argomento per me molto importante. Per me perché? Perché so cosa può derivare dall'utilizzo sbagliato o quantomeno non corretto degli shampoo, della cute. Allora, partiamo subito dalla prima, cioè lo shampoo. Lo utilizzo puro o lo utilizzo diluito con l'acqua? Ti faccio una domanda, perché ti lavi i capelli? Punto di domanda, risposta facile, per averli puliti. Per averli puliti, io mi lavo i capelli per averli puliti. Ok, perfetto. Allora, prima di tutto sfatiamo un mito, non sono i capelli da lavare, ma è la cute, cioè questa cute da lavare, questa non sono i capelli. Diluendo lo shampoo, cosa succede? Numero uno, tu non neutralizzi la sua forza aggressiva, cioè se stai usando uno shampoo aggressivo, traduzione, una schifezza, rimane tale. Non è che se te lo diluisci fai meno danni, no, no, li fai lo stesso, uguali, precisi. Con in più una variante che nel momento in cui diluisci lo shampoo, tu crei tanta schiuma. E la schiuma dove va? Te lo spiego io dove va, in alto. La schiuma va in alto. Avete mai giocato da bambini con le bollicine? Le bolle, quelle prendete, dove vanno? Volano. Volano in alto, perché la schiuma va in alto. Se va in alto, va sopra dove sono i capelli, non lava sotto dove c'è la cute. È quella da lavare questa, per cui già da qua partiamo con una fregnaccia incredibile. In più, andando sulla schiuma, cosa lava secondo voi? I capelli. E quelli sì che li puoi stressare a forza di lavarli con la schiuma, perché quelli non vanno lavati. L'ho detto prima, va lavata la cute, cioè questa. Se tu mi diluisci lo shampoo, tu non mi lavi più la cute, la parte principale. E in più, cosa succede? Che il tuo capello, dopo pochi giorni, è ancora grasso e appiccicato alla cute. Traduzione, non hai lavato, hai stressato il capello. Perciò questa l'abbiamo messa di qua. Adesso parliamo di chi utilizza invece prodotti di alta qualità. Mi utilizzi shampoo che non sono delle schifezze, sono degli shampoo di alta gamma, con dentro degli attivi seri fatti in maniera seria. Se tu me lo diluisci con l'acqua, tu lo rovini, semplicemente lo rovini. Non
non comprare uno shampoo del genere perché poi, per poi diluirlo, perché lo rovini. Per cui spendi 25, 24, 28, 30 euro e li butti via, perché lo rovini, perché rovini i principi attivi che ci sono all'interno, quantomeno li alteri. In più, se il pH del prodotto usato non è stabilizzato, quando entra in contatto con l'acqua schizza. Per cui è un'enorme castroneria. Però la dicono in tanti questa cosa, diluisci lo shampoo con l'acqua, purtroppo, purtroppo, lo dice anche qualche parrucchiere. E non va bene. Non va bene specialmente quando certe parole arrivano da persone che in teoria, e ripeto in teoria, dovrebbero essere dei professionisti. In questo caso non sono professionisti, non hanno studiato, non sanno le cose e le sentono per sentito dire, perché magari il loro titolare 40 anni fa le diceva, allora 40 anni dopo continui a ripeterle. Ma è un errore grandissimo, perché le persone che ascoltano, vedendo parrucchiere, professionista, pensano che abbia la soluzione corretta, ma non è sempre così. Perciò non farti ingannare dalle false, come dire, dalle parole fasulle, da quelle che raccontano perché hanno sentito dire, perché sanno che l'amica gli ha raccontato. Chiedi a dei professionisti. Se vuoi una consulenza personalizzata anche su questo argomento, perché noi quando parliamo di consulenza, il primo dei 5 step della Revolution è proprio la consulenza. I nostri fondamenti si basano partendo dalla consulenza. Chiedi, puoi tranquillamente chiedere, noi parliamo di tutto quello che è il mondo capelli. Durante la consulenza noi ti diamo tutte le spiegazioni del mondo e te lo offriamo noi. Come fare a averla? Semplice, 0371 89 89 00. Questo è il numero di telefono della Revolution. Noi siamo a San Colombano Lambro, in via Cesare Battisti, al 20/1. Chiama, prenota, e uno dei nostri consulenti sarà lieto di darti tutte le spiegazioni che desideri. Se vuoi invece delle informazioni in più, clicca il bottone là sopra. Se clicchi il pulsante lì sopra, atterri direttamente sulla nostra piattaforma del nostro blog, dove ci sono un centinaio, qualche centinaio di articoli ormai che parlano di tutto quello che è la nostra conoscenza sul mondo capelli. Inoltre, se invece ami guardare i video, se vai sul nostro canale YouTube, siamo oltre 320, 350, non mi ricordo. Comunque tanti, sono tanti video caricati di tutte dirette, qualcuno più interessante, qualcuno per carità magari un po' meno interessante, però comunque tutta roba tecnicamente, vi garantisco, provata, testata e riprovata. Se invece, eccolo, se invece sei un grande lettore, eccolo qui Revolution Way, il nostro libro dove sveliamo tante, tante, tante false verità. Tante cose che ci sono state raccontate come vere, invece vere non erano, e non l'abbiamo soprascritto. Qui, fatto da me e la mia socia Rosy. Eccoci qua. Vi auguro un buon weekend, buon ponte per il 25 aprile, specialmente per chi ha la fortuna di andare a farsi un bel weekend lungo, e noi ci vediamo con la prossima diretta mercoledì a mezzogiorno. Grazie a tutti e buona serata. Ciao!